L'ultimo, sì, l'approvazione del bilancio era un passo molto importante perché consente di dare continuità ovviamente alla società. Il bilancio presenta dati leggermente migliorativi rispetto agli esercizi precedenti, chiude comunque in ogni caso con una perdita di 1.400.000 euro, ma questa è la perdita fisiologica che ormai Riviera Acqua ci ha insegnato genera. Deriva dalle inefficienze tendenzialmente degli impianti conferiti e degli accantonamenti e delle svalutazioni dei crediti. I dati leggermente migliorativi sono in ordine all'aspetto finanziario, ma l'approvazione del bilancio è un atto estremamente importante e che costituisce un elemento fondamentale per il prosieguo dell'attività. Tra i tanti impegni che avrà questo CDA, è quello della tariffazione unica, che forse è l'argomento che la gente vuole sapere al più presto. C'è già qualche idea in merito? Dunque, questa è una competenza del commissario, dottoressa Gaia Checcucci, che sta lavorando a questo importantissimo adempimento. La tariffazione unica è una tariffazione che intanto impedirà, da un lato, di avere tariffe differenti nell'ambito della stessa provincia di Imperiese e al tempo stesso di raggiungere quel principio del full cost recovery che è alla base della copertura di tutti i costi, diretti e indiretti della società e quindi che la società è in grado di generare dei flussi positivi finalmente, come ci stiamo attendendo tutti quanti. Ci siamo visti con il sindaco Claudio Scajola, abbiamo ritenuto necessario confermare quale nomina per dare una continuità al lavoro di questo Consiglio di amministrazione. Non è competente la scelta del Presidente, l'abbiamo fatto questa ottica di responsabilità. In questo momento cambiare un Consiglio di amministrazione secondo noi sarebbe stato una scelta, secondo me, un pochino pericolosa per il fatto che comunque è un concordato molto complesso, è un concordato che chiunque fosse entrato oggi a condurre questa società avrebbe avuto almeno un minimo di 6 mesi per capire esattamente tutti i vari passaggi. Per questo abbiamo voluto confermare la scelta del Presidente Mangiante a tempo determinato, che è di un anno, che dovrebbero essere il massimo un anno, che dovrebbero essere i tempi, anzi dovrebbe concludere il 31 dicembre del 2021, 22, che dovrebbero essere i tempi che poi sia di tutto questo percorso.